una mostra di territorio fatta da un gruppo di appassionati del territorio, quella visitabile al centro sociale di Possagno, dove Marino Finato e Sergio Mezzalira hanno raccolto reperti bellici e documenti della Prima Guerra Mondiale. La piccola e interessante rassegna, che sarà visitabile fino a questo sabato, avrà come coronamento nel giorno di chiusura un concerto del coro dell'Associazione Nazionale Alpini di Marostica, con un repertorio di canti popolari e di montagna, l'ideale colonna sonora di quel tragico evento di popolo per l'intera fascia pedemontana. Interessanti, tra l'altro, le sezioni dei proiettili di artiglieria che aprono gli occhi sulla complessità tecnologica della macchina bellica, a cominciare dall'evoluzione dei famigerati shrapnel.